Una corsa. Con chi cazzo si parla? Radko. Hi. Long as it's short and to the point, cause I don't wag my tongue for jollies. They call me Radko. I arrange the horse races here. You must have heard talk. Wanna try? Say the word. Don't sod off. Yeah. Wanna sign up? Don't need no signing. Long as you're here come sunset and bring gold for the betting. Iniziamo subito al corso, dai. Rules are simple. Choose who you're gonna run against, make your wager, then ride to Black Bow and back. First the winner, second's a bleeding cunt. Got it? So, who you gonna race? Strutterin' Mamatko, Iron Horse Hand. Chiappe d'acciaio, Bogdan il nero. Il babuziente, dai, mi ispira il babuziente. Puntiamo al massimo 50, facciamo i money, facciamo, I'll eh. take stuttering mad. You'll say I'll fuck it. Come on, Fuoco. let's set the wager and get racing. Dai, sono pronto. Ragazzi, la strada, boh. È partito un po' in ritardo il nostro babuziente, mi sa che è proprio scasso, cioè. Sarà proprio scasso, sarà dite. Cosa? Che cazzo? Ehi, ho tagliato proprio in mezzo. La prima volta che faccio questo tipo di corsa, ma. Cioè, il tizio veramente è stato un po' leggermente seminato, eh. Che cazzo, dov'è finito l'altro? Mi domando io. Cioè, non c'è neanche più nella mappa. Vuol dire che è proprio. È però veramente proprio scasso. O che Roach qua è veramente veloce, ma. Anche troppo semplice quanto qua. C'è un piccolo cadavere, non so. Ecco, il cavallo ormai è stanco, deve riprendersi. Mi sta raggiungendo adesso. Oh, che col cazzo che mi superi. Minchia, ha vinto per poco, eh. Non ho capito, l'altro non si è mai stancato il cavallo. Nice. You seem to know horses as well as you do monsters. Here's your gold. And if the urge to race again grabs you, come see me. Eh sì. Eh sì. Avrete fatto caso che forse ho un'arma diver armatura diversa e infatti a me piace cambiare ogni tanto l'estetica Geralt. Vediamo subito. Allora, tanto, allora, l'armatura del grifone è buona contro le bestie, contro quando andiamo a cacciare, quindi me la tengo da parte, non, è pe non pesa molto. In compenso ho messo sta qua, armatura Nilfgaardiana. Ho tanta armatura e mi dà molta resistenza, i guanti lasciate perché danno 10% critico. E anche gli stivali e i pantaloni del Nilfgaardiani. Perché ho constatato che è meglio quando facciamo le missioni contro non i mostri, gli umani e le bestie, conviene usare questo tipo di armatura. Più resistente ai normali attacchi di spade e tutt'altro. Guarda che figata di estetica, mamma mia. Poi quando cacceremo i mostri cambieremo in armatura del grifone. Poi ho cambiato la lama di Tirtocheir, che l'ho trovata. Cioè, è fortissima, sta qua. È fortissima, ragazzuoli. Gente, guardate che estetica, mamma. Io ho messo pure le rune, guarda che figata. Da 50% danno critico e 5 probabilità di critico, quindi un bel po' di critico, di probabilità. E 35 sanguinamento. Poi ho potenziato con penetrazione 2% di attacco. Poi uso la spada d'argento del grifone, che è quella più potente, dà un'occasione di esperienza contro i mostri. E anche se non c'ho il potenziamento, però vabbè, fa comunque male, quindi. Continuiamo con le corse, So, va? what'll it be? Gonna race. Sì, dai. Wanna sign up? Don't need no. Questa volta voglio Good affrontare day, Grimble. Barboom lì, chiappe So, you. d'acciaio. Hans, chiappe d'acciaio, vai. Sarà anche lui una pippa? Let's see how that iron. Eccolo. Spent half my life on horseback. Other half on the backs of ponies. You can't beat me. Come on, Metà della let's set the vita sui wager pony. and get racing. Sempre lo stesso percorso, immagino, no? Sì, sempre lo stesso. Go, go. Oh, era speronato, lo speronato. Questo già un po' più di. Lo vedo che è attaccato più dietro. Vediamo come si fa a batterlo dopo quando mi si finirà la cosa. Spero solo che non mi si finisce.
Ma che cazzo è successo? Mi sono un attimo distratto. Oddio, mi sono un attimo distratto, è andato fuori. Mi sono confuso, va bene. No, bisogna bloccargli un attimo la strada, no? Bisogna bloccargli la strada in modo che non può passare, no? Ed è ottimo questa cosa, un attimo. Sono esperto nel tagliare la strada. Ai partecipanti davanti, mamma mia. Questo vedermi in qualche gioco di macchina, mamma mia. Sperono tutto io. Anche col cavallo sperono qua. Vabbè dai, non è complicatissimo, cioè. Sta facendo un casino di soldi. Dai. 100 avrò guadagnato 3. 150 avrò guadagnato. Ah, più 30 poi. Botgun il nero. Dai, l'ultimo partecipante. Non è proprio nero, eh? Non è proprio nero nero. Vabbè, lasciamolo stare. Let's go! Minchia, che corno! Dai, andiamo! Roach! Non lo chiamo per nome quello tradotto in italiano perché fa veramente schifo. Non so perché non ci sono più vari. Da madonna, cavallo di merda. No, oi! Oi! Mamma mia, come taglio la strada, attenzione! Sono imbattibile, mamma mia. Sono imbattibile io. Il mio cavallo. Non puoi battere. Dai, su, manca poco teoricamente, eh. No, il cavallo è stanco. Il cavallo è stanco. si ferma perché mi sa che gli taglio io la strada, ma. Mi chiedo come cazzo si fa a perdere una corsa a cavallo qua su Witcher. Nice. Comprato tutte le missioni. Vediamo se l'ho completato. Dovrebbe darmela completata ormai, no? Boh, ho fatto un casino di soldi. Non so neanche io quanti soldi ho fatto, sinceramente, perché non lo so. Beh, andiamo a ramo nero. Siamo davanti, anche se leggermente più lungo. E andiamo a consegnare la quest. Ricevuto parocchi. Uilla. Vediamo. Mi ha dato tutto un set. Mi ha dato livello panico 20, che c'ho già. Vigore 40, più potente di quello che ho di prima. Capacità borsa, là. Posso contenere più oggetti, figata. Perché lo mette al cavallo, eh. Poi ho anche una testa di viverna. Ma 5% di esperienza mostri, non è un granché. Quindi però ho il Foget che mi aumenta sempre l'oro. Dai, facciamo veloce. Andiamo a completare. Così ci abbiamo lascia passare per entrare nella città più importante, diciamo, della zona. Allora, missioni. Devo fare ancora un casino di missioni che sono rimaste un po' indietro, sinceramente. Quindi, contratti da Witcher. Ah, eccolo qua. Andiamo per la ricompensa. Andiamo di qua. Andiamo Ilund, quello più vicino. Oltre all'effetto immediato, molte scelte hanno conseguenze apprezzabili soltanto nel lungo termine. Eh sì, posso affermare questo fatto, vabbè. Ora me ne starò un po' in silenzio, così siamo un po' con calma durante il viaggio. Cosa? Ho fatto un salto col tempo rallentato, a effetto moviola, cosa? Su serio, ogni tanto sto gioco è un po' buggato, eh. Buggato forte, vabbè. Non so perché non riesco a controllare sto cavallo. Non riesco a controllarlo, ma che cazzo? Sta andando destra e sinistra così come se ci fosse un domani, mamma mia. C'è una missione lì, però. Ah, è sempre quello là del brigante che voleva farla fare l'osco. You're back, finally. Did you get the beast? No beast to speak of in the woods. Just elves from a squared hellband that attacked the convoys. Here, their squirrel tails.
Scoia'tael, you say? And I thought we'd exterminated the last of those vermin, and the non-humans left had wised up. Well, seems we'll need to pacify them again. Make a list of all the long ears around and hang every 10th one. That should do it. Yeah, definitely. Sì, sicuramente. You have a mind on this. You're a good man. Buona fortuna, mi ha detto. Dai, abbiamo lascia passare. Praticamente la missione di quello là in fondo, se deve essere tolta. Andiamo a vedere. Salva condotto. Sì, sempre sto qua, l'usco mercante. Perché dovrei... E vedete, se è tolta la missione, boh, non so. Se è buggato, proprio perché non ho fatto quella parte lì. Comunque, quello degli Scoia'tael, c'erano tre opzioni. Uno, lasciarli stare e fare finta che erano solo dei mostri, però lasciarli in vita. Due, quello che ho fatto io, ucciderli direttamente. Sono tre, mentire ai Scoia'tael. Cioè, esempio, vado lì e gli dico... gli dico, insomma... Ragazzi, guarda, c'erano solo... Cioè, a loro gli dico solo, c'erano solo mostri, quindi dicono, ok, va bene. Poi vado dalle guardie, in realtà, e dico, guarda che in realtà erano Scoia'tael. E poi dopo le guardie, tipo, si mettono in allerta, insomma. Facendo così, dopo c'è questa qua, il capo di quella là, Toria, non ricordo più come si chiamava, e mi avrebbe fatto un piccolo assalto, però... Cioè, fate prima fare come ho fatto io, a zopparli il gretto, mamma, tutti, farli fuori secchi. Quindi riesce il cavallo? Ce la fa? E sembra, a me sembra di essere su un fuoristrada a momenti, perché sto cavallo, voi non vi rendete conto, ma scavalca di tutto, scavalca, mamma. Buggato, madonna. Allora, andiamo a fare il contratto del mostro, andiamo Lindvale. Andiamo a parlare. Cosa ci aspetterà? Sicuramente se è un contratto per mostro, ci sarà un mostro unico teoricamente. Mi prenderò il suo mutagine o la sua testa, eh? Dipende. Quindi, dov'è? Qua ricordo c'era Dolores. O no? No, mi sa di no. Vai. Ma che cazzo? Razzettori di tombe, ok, ho già capito. Hear about the job. Seems you got a problem. Some graves get dug up. If that were only it. Every now and then, a vile beast that come round the graveyard, devour what's fresh, then move on. Started again not long past. Thought to myself, just don't step out after dark and lock your door tight. But then a young'un went missing. From the graveyard? Nay, from the village. Little snotter wouldn't have come here of his own. And I'd heard something like a whimper in the night. Didn't bother to come out, see what was happening? Think me daft. If you've monsters, you need a witcher. Dai, allora, parliamo della ricompensa. Let's talk about my reward. Allora, posso raggiungere 355. Allora, 300 è già buono, secondo me, quindi proviamo a mettere 315. Just the tiniest bit. Allora, 315 è troppo per lui, no? 305. Ok. It's fair, considering the job. I know a bit. See if I can learn what's out there. Ok, ottimo, dai, quasi 50 monete in più, non è che sia maluccio la cosa. Intanto andiamo a piedi, il cimitero è qua di fianco. Perché sto seguendo il segnalino? Ah, giusto, perché il segnalino va sopra la montagna. Allora, se ci sono le tombe in mezzo, sicuramente ci sono i necrofagi. Infatti, eccoli, ecco i Tokyo Ghoul. Vabbè, tanto sono tre bestie di merda. Anzi, equipaggiamo l'armatura. Vabbè, che dopo tanto farò altri contratti. Allora, mettiamo qua. Ok, l'armatura completa. Così ho più resistenza contro i mostri, eh. Vieni qua, Tokyo Ghoul, madonna. Gli stecco tutto, gli stecco. Madonna, si è aperto a metà.
Avete visto quanto male faccio? Mamma mia. Dug up the corpse. Definitely couldn't have snatched the kid from the village though. Still, might be worth looking at those graves. C'ha ragione Geralt, quindi i ghoul aprono le tombe, no? E sotterrano, però non potrebbero mai rapire un bambino. Vuol dire che c'è qualche altro. Dug up. No tools used though. Dug up with a hoe? Nope. Claw marks right there. Segni di artigli. Segni di artigli. Quindi sicuramente, poco ma sicuro, è un mostro. Qua vedo qualcos'altro. Grave's been dug up recently. Smell of cadaverine's old though. Overripe. Wonder where the stench will lead me. Cadaverina è il liquido, penso che producono i corpi, i cadaveri, insomma, quindi è quello, insomma, il cadaverino. Qua c'era un cosa un po' nascosto, un pochettino, ma a me non frega, cimitero abbastanza vuoto. Allora, aspetta, devo andare di qua. La cadaverina dov'è? Ecco qua il tanfo. Ecco, già vedo in lontananza un qualcosa sotto il ponte. Magari è un troll che mangiano sotto i ponti. Sono già passato una volta qua. No? Un orso! Madonna, orso Yogi. Porca di quella vacca, ho indicato di saltare. Mi sono spaccato le gambe. Madonna, orso Yogi, vieni qua. Adesso lo inchiappetto da dietro. Ah, giusto, bestia. Ehi là, orso Yogi. Porca di quella vacca. Ehi là. Che male, oh. Vai fuoco, madonna. Cazzo tocchi un Witcher, oh. Al massimo è il Witcher che tocca lui, ricordatelo. Se mai dovesse incontrare un Witcher, dovreste. Eh sì, esatto, bello. Molto bello il verbo. Andiamo subito, va. No, cazzo, ogni tanto mi disconcentro mentre parlo, non so neanche io cosa dico a volte, dico stronzate a volte. Perdonatemi, va. Non lo faccio apposta. Ecco una casa. Whatever filth lives here sure chose an unusual place for its lair. Qualche feccia proprio, Geralt. Creature can use tools. Means it's sapient or just plain clever. Somebody's doing some cooking. Yes, it's a human femur. A child's. Femore, human l'osso. Human skulls in a magic circle. Monsters clearly using them. Drawing strength from the place of power. Gotta be a grave hag. Streghe di sepolcro. Skulls to draw the power through them. Confidence grew enough it started prowling the village. Need to take the skulls, force it to go back to the cemetery. I'll get it there. That ought to really piss it off. Now to lay low in the cemetery. It's likely to crawl out after dark. Oh, strega dei sepolcri. Allora sarà una, tipo una strega d'acqua, penso. Una roba simile. Quindi adesso andiamo a farla infuriare, no? Andiamo a rompere il cazzo. Andiamo a mettere tutta la roba in disordine. I suoi teschetti, no? Poi l'attendiamo che dovrebbe arrivare prima o poi. Allora, vediamo se riesco a scavalcare qua. Tagliando. Ce l'ho fatta. Mamma mia che salto. Mamma mia. Questo è parkour. Altro che. Questo è dannatamente, anzi fottutamente parkour, eh. There she is, right on cue. Eccola, che brutta. Che fottutamente brutta, madonna. Dov'è il negozio? Aspetta. Un guento antinecrofagi. Ah, cazzo vuoi te? Oddio, ma che, come cazzo ti muovi?
C'è un lombrico. Oh, fuoco, puttana. Non so se... sei ancora una donna, cosa sei? Solo apri la bocca. Madonna, lo sto distruggendo. Oddio, ho allungato la lingua. Ma che cazzo è? Adesso allunga il braccio come Junior, madonna. Di Dragon Ball, porca puttana. Vabbè... Adan Dates. Ulla, arma pure una reliquia unica, eh. Che brutta, che proprio ha staccato la testa. Oh. Si muove ancora, si muove ancora un pochettino, Adan Dates. Vediamo quanto è potente. Spero che sia potente. No. È forte però, È forte nel senso... intensità, segno hard, axi, viti per bonus colpo critico, tre probabilità. Non è male, sinceramente. Spada d'argento è forte, sì. E mi dà molte esperienze mostri, però l'Adan Dave, confronto, non mi dà 20% esperienza e meglio così, se no dopo salgo troppo di livello. Uso l'Adan Dave, va. Tanto solo 15 di danno in meno. Vediamo se riesco un attimo a ripararla. Tanto sono pieno di... sono pieno di riparazioni per armi qua. 100% l'ho fatta. Esatto, 100%. Ottimo. Beh, andiamo a ridare... aspetta, è vero, la testa. Mi stavo dimenticando la testa. Che l'ho zappata. Me l'ha data diretto. Queste teste pesano, però piano piano. 5 esperienze con umani umanoidi, no? Torniamo da Foglet. La cosa bella di Witcher qua, che la testa compare sul groppo del cavallo. Vedete sto sacchettino qua di patate, qua sacco di merda qua col sangue. Esatto, quello è il trofeo con la testa dentro. Tipo il grifone tiene completamente la testa fuori. Non so, questo della strega dei sepolcri la tiene dentro un sacchettino, Con calma. Sempre lo stesso doppiatore di questo qua, che fa sempre tutte le voci di paesaggio. And it's taken care of. It was a grave hack that dug up the graves and snatched the child. Oi. So how is the little tyke? L'ho trovato. Found him in the grave hag's lair, in her cauldron to be precise. Want me to go on? Might not even said that much. What about my reward? Oh, I've not forgotten, eh? Here you go. Thanks much for your help. Take care. Non è male neanche sto doppiatore, Non è maluccio come parla. Mi piace, bravo, è bravo, veramente bravo. Dai, cazzo, su The Witcher qua sono tutti bravi, mannaggia, i doppiatori. Cioè, è proprio un gioco coi controcazio. Allora, un attimo. Missione, andiamo a fare un'altra missione. La prossima missione sarà. Questo no, perché è lontanissimo. Jenny dei Boschi, vai. Andiamo a vedere dov'è Jenny dei Boschi. Qua, ah, mezzo bosco proprio, È proprio lì, sono sempre passato lì. Non sono mai accorto di sta qua che parlava. Cioè, o sta qua che dà la missione, La materia leggera non offre molta protezione. Eh sì. Però la rigenerazione del vigore è aumentata di molto. La media aumenta sull'armatura, è pesante, aumenta l'armatura, ma la rigenerazione del vigore la diminuisce. Quindi dipende dalla situazione a situazione. Greetings. What do you want? So the notice about Jenny of the Woods, you posted it, right? Oh, why? T'was me. You do it? You's a witcher, is you not? Straight off, a picture in me granny's book. Monstrum, or a portrayal of witchers. Remember like it were today. We be afeard of her. But Jenny of the Woods, what's she to you? È un po' scemo. Ma tagliamo corto, parliamo direttamente, trattiamo con la ricompensa. What would you wish? Allora, sempre la... allora, sempre la metà minimo. 300 deve andare bene.
Proviamo 310. Well, sounds right for 310. Quindi se poco l'irritazione vuol dire no. Well, sounds right for Jenny the well. Dai, cazzo. Diceva poco, allora facciamo 85. 80. Well, sounds right. Ma che palle sto qua. Allora facciamo 260, dai. Oh, have it your way. Che cazzo. È troppo. Know if anyone's seen Jenny of the Woods could tell me more about her. Old Willem must have, but he won't tell you naught. He were weak of heart. We found him in the fields this morning. Other folk are afeard to go out nights. But you might try Agneta. Lives at the end of the village. Word is she saw the wraith. And nothing happened to her? She wasn't hurt? Agneta? Outlived three husbands, that one. Jenny of the Woods won't do naught to that wench. Ma a quanto pare non si poteva trattare più di 20 monete a bonus, quindi alla fine siamo stati costretti a prendere 20 minuti in più del normale 260. Peccato, peccato. Beh, andiamo a parlare con la tizia.